Buongiorno a tutti, siamo qui oggi dal team 3570 MTA per presentarvi quelle che sono tra le moto più performanti di questo bellissimo CIV 2017. Nella fattispecie abbiamo qui una Mahindra Moto3, che è una categoria molto importante per i giovani italiani che vogliono approcciarsi al motociclismo e cercare di farne una carriera. Io sono Alessio Aldroandi, responsabile di una delle moto di questo nuovo team per il campionato italiano, che è nato insieme alla federazione per far crescere i giovani piloti italiani. Per fare questo abbiamo scelto le Mahindra come moto. La Mahindra è una moto che corre anche nel mondiale, nella fattispecie queste proprio sono moto che derivano dal mondiale 2016 che stiamo portando in pista nel 2017. Come potete vedere, questa qui è un MGP 30 che ha un motore monocilindrico di 250 cc, quattro tempi, che sviluppa una potenza decisamente importante se considerate l'oggetto, quindi 250 cc abbiamo detto per circa 55 cavalli di potenza, quindi una potenza molto importante che ci permette di raggiungere velocità attorno ai 240 all'ora, proprio qui al Mugello, che è una delle piste dove si riescono a ottenere velocità maggiori, quindi insomma pensate che dei ragazzi di 14 anni riescono a fare velocità da 240 all'ora senza avere problemi e cercando di incrementare le loro performance. Il motore, come detto, è spinto al massimo, è un motore che ha componentistiche in magnesio, in titanio, quindi tutto è spinto nell'estremo. Le potenze sono inaudite, però anche i chilometraggi per questo sono un po' corti, quindi vi potete immaginare che più di 1000-1500 km con un motore di questo genere non si può fare. Tutto, diciamo, è spinto al massimo, come gli scarichi che potete vedere, che sono in titanio. Noi abbiamo una collaborazione con Titanus come marca, oppure l'impianto frenante, la ciclistica. Questa moto nasce per correre. Se vogliamo dare due dati, anche il prezzo effettivamente ve lo fa capire, cioè è una moto che difficilmente quantificabile il prezzo, ma che si aggira intorno ai 100.000 euro, insomma, quindi potete immaginare anche l'impegno economico che ci vuole nel gestire una struttura di questo genere con tre piloti come abbiamo noi. Passiamo alla ciclistica. La ciclistica di questa moto è una ciclistica anche questa studiata per l'eccellenza, quindi telaio doppio travi in alluminio, perimetrale, pianto frenante Brembo, serie oro, massimo della possibilità che abbiamo per la performance e per la leggerezza, quindi doppio disco davanti con le pinze ricavate al pieno, la pompa ricavata al pieno, insomma, potete immaginarvi, pistoncini in titanio, tutto all'eccellenza. Stessa cosa per le sospensioni, sospensioni Ohlins di ultimissima generazione, molto valide, che possono aiutare i piloti di oggi a sopperire tutte le sconnessioni e poter spingere al massimo ottenendo le performance che ci prefissiamo di ottenere. Il cerchio in magnesio, oltre a essere molto leggero, permette una maneggevolezza maggiore e la possibilità di spingere più velocemente la moto in accelerazione fuori dalle curve. Non solo, tutto questo, tutta questa eccellenza, biterie in titanio, componenti in magnesio, in Ergal, in titanio, carene in carbonio, strumentazioni al massimo permettono a questa moto di avere un rapporto qualità-peso eccellente, ovvero se abbiamo detto che la potenza è 55 cavalli, il peso sta solo in 80 kg. Quindi insomma potete immaginare che livello importante di qualità costruttiva c'è sulla moto. Per chiudere vi faccio salire in moto con il pilota, ovvero vi faccio capire un po' quello che lui può manovrare e vedere mentre sta guidando questa bellissima moto. Sul semimanubrio di sinistra troviamo una pulsantiera con tre tasti, il tasto blu è il tasto che serve a cambiare le mappature del motore. Noi prima di partire per il turno prepariamo tre mappe e lui può switchare con questo tasto blu nelle tre varie mappe. In più troviamo due tasti, uno verde e uno rosso. Il tasto verde e il tasto rosso sono tasti che servono a regolare il traction control, perché questa moto di elettronica è molto evoluta e quindi ha anche un sistema di traction control interno. Ovviamente tasto verde e tasto rosso servono per salire o scendere di livello di traction. Se invece ci spostiamo sul semimanubrio di destra, troviamo due tasti, quello rosso classico per spegnere la moto e quello bianco invece che serve per il pit limit, ovvero il regolatore di velocità nella corsia dei box che serve a evitare di prendere multe o di fare comunque velocità folli in corsia dei box. Quello che realmente poi vede il pilota su questo cruscotto molto importante è il numero di giri, come solito, quindi un tachimetro digitale, come l'indicatore della marcia inserita, anche questo molto importante per il pilota quando poi ha un dubbio può andare a controllare che marcia c'è. C'è in alto a destra anche l'indicatore della mappa selezionata, così che uno possa sapere dove è stata impostata la mappa,
e molto importante il livello del traction control. Non ultimo, quando passa sul rettilineo in maniera automatica che tramite un GPS il cruscotto dà i tempi al pilota, che quindi in tempo reale riesce a vedere quello che sta combinando in pista, insomma, se le velocità sono buone o meno. Avendovi fatto vedere quello che succede in pista, vorrei farvi conoscere quelli che sono i nostri piloti, cioè quelli che fanno poi tutto quello, che sfruttano tutto quello che vi abbiamo raccontato, ovvero col numero 30, il nostro, diciamo, pilota di punta, il giovane promettente, dove l'Italia punta molto su questo ragazzo, Edoardo Sintoni. Poi abbiamo una new entry, un altro giovane ragazzo italiano, che anche lui con varie difficoltà, però ha dimostrato di essere molto valido, il numero 74, Davide Pizzoli. E per finire, il più giovane di tutti, un ragazzo di 14 anni appena, compiuti da qualche mese, e parliamo di Gianluca Sconza, il proprietario di questa moto, cioè la numero 60. Beh, direi che da qui è davvero tutto, adesso che conoscete noi, conoscete la nostra moto, conoscete i nostri piloti, mi raccomando, seguiteci.